tutti ragazzi, benvenuti, bentornati. Porca, come state? Cina. Siamo qua con i nostri carissimi Roberto Stefanini e Andrea Dipa. Come state ragazzi? Tutto molto ok. Bene. Tutto bene? Entriamo subito nel vivo di questa puntata, direi. Allora, pochi giorni fa Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni. Ci siamo detti, perché non commemorarlo con un episodio un po' speciale in cui vi consigliamo qualche film suo e parliamo di un po' di curiosità della sua vita e in generale di lui come artista, come attore. Quindi chi vuole cominciare? Vogliamo consigliare un film a testa intanto di Albertone, come così veniva un po', se no, volete, soprannominato. Io vi posso dare qualche curiosità iniziale sul personaggio di Alberto Sordi, vai, poi facciamo, vediamo facciamo. Se Alberto Sordi nasce a Roma il 15 giugno 1920 e muore il 24 febbraio del 2003. È un, vabbè, uno dei volti del, insomma, del cinema italiano, forse il più conosciuto in assoluto. Vi do un qualche curiosità sulla sua vita privata. Non si è mai sposato perché dubitava fortemente di essere matrimoniabile, così diceva lui. Saggio. E certo, è arrivato una volta vicinissimo a sposarsi con un'attrice austriaca, se non sbaglio, che si chiama Uta Franz Meyer. Però preso dal panico annullò vicino al matrimonio. Una delle sue frasi più iconiche era: che mi mettono estraneo in casa. Esatto, una delle sue frasi più iconiche fu proprio quella. E quindi a poco a ridosso del matrimonio annullò le nozze e diceva che la donna più importante della sua vita era sua madre, e che la vedeva un po' come la Madonna senza peccato. Quindi, oltretutto, Sordi era molto 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 religioso e diceva che è bello credere e non si crede facendo tanti ragionamenti. Io sono cristiano, la vita mi ha sempre più convinto che il cristianesimo è vero. Quindi, insomma, era veramente molto molto cristiano. Aveva un'opinione di Mussolini un po' particolare, cioè, se l'hai vissuto un pochino. Diceva che Mussolini mi faceva ridere, per me era un grande attore comico, forse involontario, che è quello che credo anch'io, cioè. Naturalmente lo ammiravo come tutti, però ripeto, mi faceva ridere, aveva delle battute impressionanti. Quindi aveva questa visione un po' di Mussolini, un po' insomma particolare, però assomigliava tantissimo a Henry Kissinger. È giusto Kissinger? Non lo so, vabbè, potrebbe, comunque, sì. Dicevano che somigliasse a lui molto, quindi voleva fare un film su di lui con lui protagonista. E poi non lo fece, però diceva che quando andava in America lo scambiavano addirittura per lui e lo fermavano per chiedergli l'autografo. Aspetta che mi guardo. Cazzatina, aveva avuto 18 cani, era un amante dei cani e li ha seppelliti tutti nella sua villa. Nella sua villa. Raga, Roma. È veramente uguale a Henry Kissinger. Sì, sì, somiglia veramente tantissimo. Cioè, è uguale, identico, fa impressione. Quasi, ma proprio uno. Sì, è un personaggio della comicità italiana. No, beh, è curioso come lui è, diciamo, partito un pochettino. Lui è partito, la sua carriera è partita come principalmente come doppiatore, come speaker radiofonico. Aveva questa voce, quando era bambino era un soprano, aveva una voce molto alta, appunto, e poi gli è scesa questa voce, gli è diventata un po' baritonale, che ne è valsa poi della sua carriera, cioè è stato un po' il tratto distintivo della sua carriera. Una cosa curiosa è che lui, quando è andato a fare il provino per doppiare Oliver Hardy, anche se non aveva nessun tipo di esperienza in quello e non aveva nessuna, diciamo, speranza di poter riuscire a ottenere quel ruolo, anche perché la concorrenza era molto alta, invece lui vinse questa, cioè riuscì a, insomma, a ottenere questa parte proprio per la sua voce profondamente pastosa e baritonale. E la cosa che fa ridere è che invece la voce originale di Oliver Hardy è il contrario, molto più tenorosa, più alta. Quindi, insomma, riesce a ottenere questa parte e fa lo speaker, no, il doppiatore, fino al 56, se non sbaglio. Dopodiché si dedica prevalentemente, aveva già iniziato a fare cinema, si dedicherà prevalentemente al cinema per 200 film, circa 200 film, 190. Sì, circa 150, una roba del genere. E 150, 146 sono i riconosciuti.
Sì. Mentre invece si dice fino a 200 perché fece poi la comparsa all'inizio della sua carriera. Appunto, prima di ottenere un successo, un discreto successo, fece, non mi ricordo quanti film, ma almeno una decina. Cioè, esatto. Dal 1937 all'inizio degli anni 50 fece un sacco di film e non se lo... filò nessuno. Esatto, volevo essere un culo, però... diciamo... ah, non se lo filò nessuno. Okay. Da quando ebbe un po' più di successo con la radio, quando iniziò a fare lo speaker radiofonico, però poi il vero successo arrivò con Fellini, cioè, certo, di fatto. Sì, tra Vittorio De Sica e Fellini. Con Vittorio De Sica misero in piedi addirittura una casa di produzione, sì, che non, sì, mi ricordo come si chiama, e fecero Mamma Mia. Mamma Mia si chiama il film che fece con De Sica. Mi ricordo, però lui c'è anche Il Ladro di Biciclette. C'è anche Il Ladro di Biciclette come voce. Ma no, c'è... ah no, no. Come giusto. Voce, fa il doppiatore. Però in realtà Vittorio De Sica in quegli anni non era particolarmente famoso come regista in Italia. Aveva ottenuto più successo all'estero. Se vi ricordate, l'avevamo anche detto nella puntata un po' dedicata a Vittorio De Sica. Parliamo della seconda metà degli anni 40, se non sbaglio, vero? Come anni 40? Forse addirittura anni 40, lo dico, vedo subito. Parliamo di Ladri di Biciclette del 48 e 46, insomma, tra Sciuscià e Vittorio De Sica non aveva ancora il successo che poi, anche grazie a quei film, arriverà dopo. Almeno in Italia, ripeto. Quindi Sordi e De Sica erano un po' tutti e due così in divenire, un po' agli esordi, paradossalmente. Per quanto De Sica fosse già un attore affermato invece, ma non come regista, ma come attore. E quindi Sordi inizia a farsi conoscere, avrà poi il suo, diciamo, successo tra gli anni 50 e gli anni 60, la sua affermazione artistica, per poi culminare, diciamo, negli anni 70 e poi, insomma, divenire leggenda nel resto della sua vita. E sì, è curiosa questa cosa che lui non è mai stato avvezzo al matrimonio. Gli sono stati attribuiti un po' di flirt in generale, però sì, non è mai riuscito, cioè non si è mai voluto sposare. Nonostante molto cristiano. Sì, però lui diceva che la dedizione al suo lavoro era tale per cui non avrebbe potuto dedicare alla famiglia il giusto impegno. Diciamo che è bello, secondo me, immaginarsi per ogni decade una sorta di filone quasi autorale dei personaggi di Alberto Sordi, io credo. Se negli anni 50 lui fa sempre un po' l'italiano un po' furbo, un po' approfittatore, penso ad esempio all'ultimo film che ho visto suo, il film di Giorgio Bianchi, sì, è suo, è Il Moralista. Lui fa questo filone di personaggi un po' furbi, furbastri, che partono, che sembrano avere una morale, poi in realtà si rivelano essere un po' degli... l'italiano furbo. L'italiano furbo, esatto. Alla fine guarda sempre il problema. Esatto, tra l'altro la colonna sonora poi di questo film parla proprio di questa cosa, cioè di quanto la morale... parla appunto di questa morale un po' leggera, no? Che poi in realtà si rivela sempre essere un meccanismo per portare un vantaggio a se stessi. E c'è tutta la parte degli anni 50 in cui lui fa anche un po' da attore non propriamente cardine con Fellini, tra lo Sceicco Bianco prima e Vitelloni poi. All'epoca non era neanche famoso Fellini. Esatto. E ho letto che ha dichiarato: eravamo due poveracci senza una lira. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera, sognavamo, parlavamo di ispirazioni. Solo che lo dovevo sostenere. Nere, cioè aveva fame, gli era rimasta una testa così, piena di capelli su un corpo che ormai non si sosteneva più. Figurati, quindi erano proprio agli inizi tutte e due della loro carriera. Certo. Poi diciamo che negli anni 60, dopo la Grande Guerra, si va ad incarnare un po' questo passaggio quasi artistico. Cioè, nella Grande Guerra lui è un soldato che, pur non volendo, diventa un po' eroe, martire di guerra, un destino un po' incontrollato, non così voluto, ok? Cioè non così deciso, lui diventa un martire. E in seguito, da lì in poi, parte questo filone dei personaggi invece un po' più solidi, forse. Più che altro da Una vita difficile, che poi è il film che io vi consiglio. Tutti questi sono un po' film che vi consiglio, però Una vita difficile è già un po' il mio film preferito suo. Un film diretto da Dino Risi, bellissimo, sinceramente un capolavoro. E dove lui invece è un giornalista dalla saldissima morale, immerso però in un ambiente profondamente corrotto. Un film abbastanza
chiave secondo me per la sua carriera, forse uno dei migliori, io penso uno dei migliori film suoi. Anche perché qua poi alla fine c'è quella rivalsa, cioè nel senso che poi alla fine non è proprio una rivalsa, cioè, no, però comunque c'è quel ribellione, sì, esatto, per esempio, esatto. Io ieri ho visto Il Vigile e praticamente invece è lui che si piega poi al, cioè per il, esatto, bene della famiglia, esatto, si piega al, diciamo, al sistema, esatto. Invece La Vita Difficile, che io pensavo, l'ho confuso con Scopone Scientifico, figurati, che poi me lo sono ricordato. Scopone Scientifico è molto bello, a me piace. Scopone Scientifico fa già parte di quella di quel filone un po' discendente della sua carriera, secondo me, cioè in cui lui ormai ripropone un po' questi personaggi che ormai sono un po' stanti, forse. Cioè, immaginati chi insomma lo vedeva, lui faceva qualcosa come 10 film all'anno. Però a me piace quando fa l'integerrimo, cioè tipo ad esempio c'è questo film che c'è su Amazon Prime, perché Amazon Prime ha un bellissimo catalogo di film. Alberto Soldi oltretutto in particolar modo, ne, esatto, sono un sacco, esatto. Come si chiama quel film dove lui fa lo speaker? Ah, bellissimo, però lì era un film a episodi. Ah, complessi. I complessi, vero? I complessi. Ah, sì. Ecco, I Complessi a me è piaciuto moltissimo. E lui qua fa questo personaggio che, nonostante il sistema di corruzione, il sistema non molto meritocratico, sì, italiano, cupola, diciamo, esatto, la cupola decide chi diventerà famoso, chi invece... no, l'apparato decisionale viene un po' stravolto dall'estrema competenza di questo personaggio, che riesce a scardinare, che pur non avendo nessun aiuto dall'alto, riesce comunque a scardinare questo sistemone con appunto le competenze, no? Quindi diciamo che esce un po' da quel binario italiano, poteva quel essere, filone della... Poteva essere ad esempio quei film tipo Il Medico della Mutua, appunto Il Vigile, dove appunto lui fa vedere che cerca di entrare appunto all'interno di un posto sicuro, che poi comunque, certo, era il sogno di quegli anni lì, però poi faceva vedere anche un po' le nefandezze di cosa significava avere magari un posto sicuro, però dovevi comunque sottostare a determinate regole. Sì. E come dicevi tu prima, appunto, magari film come I Complessi o Una Vita Difficile invece fa un po' vedere che ci può essere anche un'altra strada. Certo. Un altro film, sempre sul filone degli anni 60, diciamo più esterofila, perché lui era comunque riconosciuto, addirittura ha avuto delle nomination per dei Golden Globe, dei BAFTA, per delle commedie musicali, se non ricordo male, tipo I Diavoli. Lui ha sempre avuto un po' l'occhio all'estero, un po' esterofilo, quindi c'è un italiano in America, poi negli anni 80 dopo farà Il Tassinaro, inserendo tutti questi personaggi famosi che fanno loro stessi, Fellini, Andreotti, c'è addirittura Alessandra Mussolini, raga. Lo trovate, tra l'altro, trovate gli spezzoni anche su YouTube del Tassinaro, c'è anche quello di Fellini, che proprio si percepisce quanto è tutto molto improvvisato, infatti si parlano sopra. Sicuramente un film che ha ispirato anche registi come Jarmusch, che ha fatto la stessa identica cosa di fatto, e poi lui è andato a rifarlo a New York, Un Tassinaro a New York, qualche anno dopo. Ha sempre strizzato l'occhio all'estero nella sua carriera. Tornando a questa escursione temporale, per quanto riguarda gli anni 70, mi sento di consigliare Lo Scopone Scientifico, che è un po' un film manifesto di quegli anni, diciamo. Sempre lui fa lo zingaro. C'era quel periodo lì, si faceva un sacco di film sugli zingari. C'era anche un bellissimo film di Nino Manfredi, Brutti, Sporchi, Cattivi. Sì. È presente, che io ho adorato, sinceramente. C'è questa idea della rivalsa. Quindi sono questi zingari romani, vanno a giocare con questa contessa a scopa. Ma lui in realtà è scarsissimo. Lui inizialmente sembra essere fortissimo. In realtà è l'unico a cui lei dà la possibilità di giocare, anche perché è scarso. A lei non piace perdere. Mentre invece la moglie di Alberto Sordi in quel film è veramente forte a scopa. E quindi insomma c'è questa bellissima narrazione, secondo me vi consiglio di vederla. E ultimo film che mi sento di consigliare, quindi per decadi, parliamo degli anni 80 qua, abbiamo detto anni 50 Il Moralista, anni 50 Il Moralista e La Grande Guerra, anni 60 mi sento di dire Una Vita Difficile, e poi invece per quanto riguarda gli anni 70, appunto Lo Scopone Scientifico, e se me ne vengono in mente altri ve li dico, mentre invece mi sento di consigliare per quanto riguarda gli anni 80, che sono considerati un po'
degli anni un po' discendenti del suo, della sua produzione. Però io mi sento di consigliare Il Marchese del Grillo, che invece l'ho trovato super divertente, l'ho trovato bellissimo. E oltretutto è anche, c'è una battuta che è la frase nel suo epitaffio, nella sua tomba, che è Sor Marchese e l'ora. Ah, ecco, I Complessi, poi è bellissimo, sempre per gli anni 60. Ah, I Nuovi Mostri, bellissimo, bellissimo. Film, episodi. Ah, c'è anche negli anni 60, è carino, riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico misteriosamente scomparso in Africa, con Nino Manfredi che fa l'amico scomparso in Africa. Bellissimo, più che altro se guardate Tolo Tolo vi sembrerà di vedere la versione di quel film fatta oggi. Non mi sento di dire male, perché comunque non mi è dispiaciuto, come sapete Tolo Tolo non mi è dispiaciuto. Però insomma, trovate un sacco di roba su Amazon Prime di Sordi, e trovate anche un sacco di roba di Carlo Verdone. Perché dico Carlo Verdone? Perché è considerato suo erede storico. Poi non lo è stato veramente, secondo me. Anche se devo dire, Carlo Verdone c'ha la sua poesia, raga. Tanta roba, raga. C'ha la sua poesia, fine della storia, punto. Però purtroppo Sordi è forse una pietra miliare. Più che altro quando è morto è stato 3 giorni di lutto. Ho descritto tutta l'Italia. Sì, 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 poi per talmente tanti anni. Questo è quello che mi sentivo di dire io. Allora, io vi consiglio, come ha detto anche Giacomo, Una Vita Difficile è bellissima. Per me è il suo più bello, di quelli che ho visto. Finale, c'è sta scena di lui che parla col figlio a tavola. Bellissima, certo. Dice, che cosa dice la mamma di me? Dice che sei sfortunato. No, io non ho mai cercato la fortuna, è diverso. Io l'ho scritta sul disco di Blu, mio, di Blu, di Moebius. Ho scritto, non siamo sfortunati, non abbiamo mai cercato la fortuna. E quindi quel film lì, veramente, veramente bellissimo. Bellissimo. Poi, vabbè, I Complessi, bellissimo. Mm-mm. E poi anche, devo dirti che quando sono un po', cioè, voglio dirmi un film leggero, vado proprio un po' sui suoi, cioè. Vai, il mafioso, il vedovo. Non l'ho mai visto il mafioso, il vedovo. Come no, sono? Sono tutti dei film classico da 100 minuti, molto tranquilli, belli, fatti da lui. E me, anche uno che ha fatto molto ridere, è un americano a Roma. Che è quello che consiglio io. Non l'ho visto. Quello fa veramente ridere, perché c'è lui tutto infottato che vuol fare l'americano. E mi ricorda Maccherone mai provocato in momento mai. Ovviamente fa veramente ridere. È forse il suo film più iconico. Uno dei suoi film più iconici. Io ho scelto quello proprio perché è quello che un po' lo consacra, certo, al successo. Che altro, lo Sceicco Bianco e Mamma Mia, quello che aveva fatto, non avevano avuto un grosso successo di critica. Neanche lo Sceicco Bianco. No, tra l'altro, ma addirittura alcuni video noleggi avevano fatto togliere il nome di Sordi dal manifesto. Avevano chiesto di toglierlo perché non portava bene alla critica. Cioè, ma non tutti avevano un'opinione buonissima di in un film di Nanni Moretti. E c'è Bombo, c'è una battuta dove dicono: rossi e neri sono tutti uguali, ma che, siamo in un film di Alberto Sordi? Sì, bravo, bravo, te lo meriti Alberto Sordi. Quindi anche un po' c'è un dissing in tono dispregiativo, quindi non tutti avevano una buonissima opinione di Sordi comunque. Non lo sapevo, non sapevo di questa cosa qua, figo. Un film che invece guarderò, che non ho ancora visto, e ce l'ho qua. Ve ne dico due. Un giorno in pretura, che è da vedere, perché anche quello ha un po' consacrato, del 54, e ha un po' consacrato Sordi. Io non l'ho ancora visto, quindi. E che nasce proprio il personaggio di Nando Morricone. Esatto, poi riutilizzato diverse volte. E poi un altro film che mi devo guardare assolutamente, che voglio guardare, che guarderò probabilmente dopo, è Un Borghese Piccolo Piccolo. Bello. È bello? Sì. È bello, sì, vero? Sì, sì. In quegli anni Sordi ha fatto un po' di cose con Monicelli. Poi ha avuto, come regista, Sordi ha avuto un po' come attrice, forse un po' chiave, Monica Vitti, perché per 3 film lei è stata la protagonista insieme a lui. Tra l'altro è ancora viva, ci avrà 2000 anni, ma la donna eterna Monica Vitti, raga, pazzesca. Vabbè, il film che avevo scelto io era Un Americano a Roma, proprio perché aveva un po' consacrato il personaggio di Alberto Sordi, che già aveva il personaggio di Nando Morricone, era già stato costruito nel film Morricone, nel film Un Giorno in Pretura. Morricone. Morricone, il nome viene pronunciato in diversi modi. Ah, è un po' come Fantozzi. Ah, forse perché è Morricone, ma siccome è americano, Morricone. Ah, diranno, okay, sarà così.
E quindi è un po' il suo personaggio che lo ha reso famoso fra il pubblico, ed è un personaggio che è stato inventato da Lucio Fulci. Ah. Che oltretutto oggi è il, la sua, l'anniversario della sua nascita, il, sì, oggi inteso come 17 giugno. E quindi niente, mi faceva molto ridere questa cosa che lui prendesse in giro in questa mitizzazione americana del, dell'Italia, nell'Italia del dopoguerra. E quindi mi e poi ovviamente ci sono delle scene che sono rimaste nella storia del cinema, come quella degli spaghetti, e quindi niente, l'ho scelto per questo, perché mi sembrava un descrittivo del personaggio. E aggiungerei, se volete saperne qualcosa in più, ci sono, sono usciti anche degli articoli su RKH Cinema dedicati ad Alberto Sordi, quindi se volete andarli a leggere, il 15 giugno, cioè nell'anniversario della sua nascita. Ma nessuno ha nominato lo Scicco Bianco, solo una volta, non è piaciuto a nessuno? Però... apprezzato un sacco, l'avevo visto al cinema. Non mi era nel 52, piaciuto. No. Non mi ricordo, al massimo ci hanno fatto la retrospettiva su Fellini, avevano andato, esatto, anche sono andato a vederlo. A me è piaciuto molto, anche perché è stato il primo film di Fellini alla fine. Sì. Quindi tra l'altro leggevo che Fellini il primo giorno aveva paura di dirigere questo film, non si ricordava la trama, non si ricordava niente, stava arrivando in ritardo, ha bucato una gomma. Quindi gliene sono capitate di tutti i colori. Finché ho apprezzato veramente un sacco. Tra l'altro ci sono le musiche di Nino Rota. Il direttore della fotografia è Arturo Gallea, che ha vinto anche un Nastro d'Argento, nato nel 1895, quindi parliamo anche di un DOP storico, perché poi ha, nella sua filmografia conta circa una cinquantina di film, quindi ha, ha fatto un bel po' di cose interessanti. Io personalmente mi sento di consigliare quello. Mm-hmm. Mi è piaciuto veramente un sacco. Ok. È anche di molto divertente. Ho visto la versione restaurata al, al cinema. Al cinema, sì. Poi al cinema ha tutto un altro gusto. Va bene. Va bene. Dai. Poi sono da vedere un po' tutti, diciamo, i film di Sordi sono un sacco divertenti. Sì, non sbagli mai, cadi in piedi sempre. Va bene, chiudiamo qua. Diremmo che possiamo chiudere. Ok, allora, beh, qua in questo caso non c'è niente da votare, direi. Fateci sapere qual è il vostro film preferito di Alberto Sordi, che film sentite di consigliare, che magari è soprattutto qualcuno magari un po' più sconosciuto, più di, insomma, nicchia. Più di nicchia. E ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ricordatevi di seguire RKH Cinema e di scrivere alla mail nel caso voleste mandare qualche articolo. Abbiamo deciso che pubblicheremo degli articoli mandati da voi il sabato alle 15, quindi se volete scrivete rkhcinema1@gmail.com e niente. Ciao a tutti. Ciao.